Prima di diventare scrittrice ho fatto 1000 lavori diversi. Insegnante di religione, operatrice di call center e perfino portiera di notte. La notte, quando l'unico rumore è quello dei colpi di tosse degli insonni, è il momento migliore per cercare nuove storie da raccontare. È un po' come immergersi nel sogno di qualcun altro. E qui, al Ghost Hotel, i sogni cominciano sempre dopo mezzanotte. Ecco perché sono tornata dietro questo bancone. Ed ecco perché ogni notte, allo scoccare dei 12 magici rintocchi, come una specie di Ghostbuster vado alla ricerca dei fantasmi dei grandi personaggi, dell'arte, della storia, della cultura, che tra queste stanze e corridoi hanno intrecciato i momenti più intimi e importanti delle loro vite straordinarie. Sono storie incredibili, storie che confortano i sognatori fino alle prime luci dell'alba.